condizione del presente. Professore, come può l'uomo dettare legge sulla natura dal momento che egli stesso è natura? Come può l'uomo dominare la natura se non sa dominare se stesso? La tua osservazione è particolarmente incisiva e provoca in me una valutazione del merito profondo che bisogna attribuire, del grande merito che bisogna riconoscere ad uno dei padri fondatori della filosofia occidentale, Socrate. Per Socrate la conoscenza di se stessi era la premessa di qualunque altra conoscenza. A differenza dei presocratici, che avevano concentrato la loro attenzione sulla physis, sulla natura, e che pensavano di poter capire il segreto della natura puntando direttamente su di essa, Socrate invece si rende conto che prima di poterci confrontare, misurare e se necessario scontrare con la natura, dobbiamo innanzitutto approfondire la conoscenza di noi stessi. E da questa conoscenza, e soltanto da questa conoscenza, può nascere un maggior dominio, controllo di se stessi e quindi una migliore convivenza, collaborazione, corrispondenza con la natura. Ma ricordatevi anche del ruolo che ha svolto, oltre a Socrate, un altro filosofo italiano, napoletano, Giambattista Vico, che ha svolto nel campo della indagine sull'uomo, un altro campione di questa conoscenza antropologica che grazie a Vico si allarga e abbraccia tutta la storia dell'uomo. Ecco, conoscere se stessi si può a condizione soltanto di conoscere e approfondire la propria storia. E la filosofia di Vico ci può aiutare anche a comprendere qual è stato l'ostacolo principale che ha impedito ad Acab di vincere se stesso e sconfiggere lo spirito di vendetta che è stata la causa principale della sua tragica fine. Perché Vico dice che gli uomini dapprima sentono senza avvertire, di poi avvertono con animo perturbato e commosso e infine pensano con mente pura. Ecco, Acab non ha compiuto questo ulteriore passo in avanti, è rimasto allo stadio ferito, si è comportato forse come un eroe, ma non come un uomo. Gli uomini sono quelli che ragionano sulle cose anche quando il nemico, anche quando il pericolo è particolarmente aggressivo, insidioso, temibile. Non bisogna mai perdere il controllo di sé e ricordarsi che la filosofia è proprio riflessione su ciò che bene fare in vista di un futuro migliore. Se invece prevale l'istinto, la rabbia, lo spirito di vendetta, allora il rischio di fallire aumenta in maniera esponenziale, fatale, distruttiva.
secondo me ha perde la sua sfida contro la bella bianca, perché quest'ultima non obbedisce ad un preciso schema mentale, ma a un comportamento rapsodico, caotico e irrazionale. Allora le volevo chiedere, Atab, l'uomo non può nulla contro l'irrazionale o contro il caos, che è il vero padrone del mondo? L'uomo può molto contro l'irrazionale, a condizione che accetti anche l'irrazionale, il confronto con ciò che sfugge ad una razionalità chiara, ben definita, precisa. A questo proposito può essere illuminante riflettere sulla filosofia occidentale e sullo sviluppo che essa ha avuto, partendo dall'antica Grecia fino ad arrivare ai nostri giorni. Il tema della razionalità, dello scontro o dell'incontro tra la razionalità e l'irrazionalità, è un tema dominante in tutto lo sviluppo della storia della filosofia occidentale, che si può dividere grosso modo in due grandi periodi, momenti. Il primo momento, che comprende sia la filosofia antica sia quella medievale, in cui decisamente prevale l'esaltazione della razionalità umana fino ad arrivare alla definizione di un vero e proprio ottimismo metafisico, che vede tra i suoi esponenti filosofi come San Tommaso d'Aquino, Leibniz, non dimenticate mai la teoria di Leibniz secondo la quale questo sarebbe il migliore dei mondi possibili, e poi Hegel, il grande filosofo tedesco Hegel, che vede la storia come una marcia inarrestabile verso l'affermazione del progresso, della civiltà e soprattutto della libertà. Quando però incomincia il secondo periodo? Quando un altro filosofo tedesco, un filosofo di Danzica, Arturo Schopenhauer, quando Schopenhauer scopre l'esistenza al di là delle apparenze sensibili che possono essere racchiuse in una maglia interpretativa razionale, scopre che al di là di queste apparenze sensibili alberga una forza primigenia, oscura, che non conosce vincoli di sorta, che non si attiene a nessun particolare preciso schema razionale. Il Wille zum Leben, la voglia di vivere. Ecco la grande scoperta di Schopenhauer. Al di là di un'apparenza sensibile, riducibile alla conoscenza scientifica, cova una forza devastante, onnipotente, cieca, assurda, che egli chiama la volontà di vivere, cioè la volontà di perpetuare se stessa ad ogni costo. Questa forza ha dei connotati chiaramente irrazionali ed è da Schopenhauer vista con sospetto, con timore, con distacco se vogliamo, tant'è vero che lui auspica una sorta di ascesi per potersi proprio liberare dalla fonte principale del dolore, che è il Wille zum Leben. Viceversa, un grande estimatore di Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, filosofo tedesco Nietzsche,
abbraccia questa forza irrazionale messa in evidenza da Schopenhauer, la fa sua, l'abbraccia e la esalta usando un'espressione simile a quella di Schopenhauer, e cioè l'espressione Wille zur Macht. Quindi dal Wille zum Leben si passa al Wille zur Macht, che significa volontà di potenza. Ancora una volta l'irrazionale trionfa, e di fronte ad esso l'uomo si sente spesso debole, impreparato, sprovveduto, incapace di reagire efficacemente. Non è così, perché ancora una volta sulla scena della filosofia occidentale è comparsa la ragione, sono riaffiorati i teorici, i sostenitori della razionalità umana, che hanno in qualche modo affermato e riaffermato il primato della ragione umana. Penso a filosofi come Croce, come Gentile, come Gramsci, i quali si sono sempre battuti per riaffermare proprio il primato della ragione su ciò che è vitalisticamente molto preponderante, invadente, spesso devastante. Ecco, la filosofia deve dare delle risposte, ma non delle risposte univoche, delle risposte che in qualche modo limitino la possibilità di andare avanti nella ricerca, perché una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta. Ma le risposte devono essere positive, devono incoraggiare fondamentalmente l'uomo ad andare avanti nell'affrontare le sfide del futuro, ricordandosi dell'esistenza dell'irrazionale, di questo fondo di irrazionalità che si nasconde nelle pieghe della storia e della vita degli uomini. Ma non bisogna arrendersi di fronte all'irrazionalità, nei limiti del possibile comprenderla, accettarla, addomesticarla, ridurla a più miti consigli, ma mai lasciarsi sopraffare da essa. Io sono rimasto colpito soprattutto dal fatto che Ahab insegue Moby Dick principalmente per spirito di vendetta. Ma da cosa nasce, mi chiedo, questo profondo desiderio di vendetta? Logicamente dal fatto che Moby Dick ha divorato una gamba al temerario capitano Ahab. Ma non può essere interpretato anche, nel suo profondo, come ciò che manca all'uomo? Ciò di cui è stato privato dopo il peccato originale, dopo la caduta originale, evento narrato sotto forma mitologica dalla Bibbia, parlando degli eventi di Adamo ed Eva. Il riferimento alla Bibbia è più che mai opportuno quando si parla di un autore come Melville, profondamente intriso di cultura religiosa puritana, tipica del suo paese d'origine, l'America. Ma il tuo intervento mi ha soprattutto fatto venire in mente un filosofo francese del 600 che voi dovreste conoscere bene perché l'abbiamo studiato quest'anno, Pascal. Per Pascal è fondamentale prendere coscienza del fatto che l'uomo è un sovrano decaduto, quindi che ha perso qualcosa e che continuamente
si lamenta della mancanza di qualcosa. Eppure anche qui, dal pessimismo della ragione che osserva la realtà con disincanto e con spirito critico, non può non nascere l'ottimismo della volontà e della ragione che vuole affermare se stessa e anche le ragioni che essa stessa non conosce, che sono quelle del cuore. In questo modo Pascal riesce a farci cogliere anche la grandezza dell'uomo. Dopo aver osservato che l'uomo è soltanto un granello di sabbia sperduto nell'universo, ci dice che è al tempo stesso capace, grazie al pensiero, di abbracciare l'universo. Per l'espace, l'univers comprend et m'engloutit comme un point. Par la pensée, je le comprends. Ecco, questo è il significato più profondo del tema della caduta. L'uomo è caduto, sì, ha perso qualcosa, è stato in qualche modo diminuito, privato di una parte di sé, come Acab, che non ha più la gamba. Però al tempo stesso l'uomo può rialzarsi da questa caduta, riprendersi e coraggiosamente affrontare il proprio futuro. Ma una condizione, la condizione di non peccare di tracotanza, di non fare il passo più lungo della gamba, a condizione di non essere aggressivo nei confronti della parte migliore di se stesso e della natura. Deve insomma in fondo darsi una regola, deve ubbidire ad una legge che lui stesso si dà, come dice Kant a proposito dell'imperativo categorico. Il tu devi kantiano ha valore perché non è imposto dall'esterno, ma nasce dalla stessa capacità di autodeterminazione dell'uomo e della sua volontà. Pertanto mi sembra giusto concludere questa chiacchierata proprio recitando le ultime parole con le quali Kant conclude una delle sue opere più importanti, più grandi, più famose, La critica della ragion pratica. Le parole sono: due cose soprattutto per me contano, il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me. Se noi sapremo ubbidire a questa legge morale e al tempo stesso rispettare ciò che è al di sopra di noi, quindi il soprannaturale, potremo pensare di vivere degnamente la nostra vita e di conciliarci con la natura, di trovare il sistema di convivere proficuamente con la natura, sfruttandola laddove è possibile, ma senza oltrepassare quel limite invalicabile oltre il quale c'è il rischio di distruggere non solo la natura, ma la nostra stessa esistenza. Per aver partecipato veramente con tanto entusiasmo e senso di responsabilità a questa iniziativa che ho voluto promuovere per rendere la filosofia veramente qualcosa di vivo e di interessante. Ma un grazie particolare va a colui il quale ancora nessuno ha potuto vedere e che è il nostro operatore
il regista e operatore Lorenzo Termiti. Speriamo di poter ancora incontrarci in circostanze simili, perché dialogare è veramente proficuo e vitale, di vitale importanza per conoscere a fondo la filosofia e sentirsi cittadini del mondo.